trovato la Miss Oceanic. Mi si è fatto l'entrata in studio su Milano, c'è un milione di pop, almeno trovo la patrona migliore che si può avere qui in Italia. Abbiamo adesso OTR, ovvero ESA, Polare, poi c'è la Pina, ci saranno altri ospiti. E comunque, ce n'è, qui si sono, live! Vada come vada, il suono della strada. Anni di servizio e paga, cambia. Polare adesso farà prima era disegnatore tecnico al car. Al giorno d'oggi spollare un posto dove sfondi quattro soldi, non è da molti. Nella ricerca di un'identità, quattro anni fa ho sfollato l'università. Ma quando penso a quello stronzo di un notaio, quando il mese scorso mi è storto, mi sa che sbaglio. Forse è meglio una laurea che la fama, 48 settimane per la grana, weekend alle Bahamas, mangiando sushi, sorseggiando assi come sciopati nella Jacuzzi. Purtroppo i soldi non piovono quando sei la cavi al microfono. Io qualcosa me la merito, è il momento per tirare su una nazione con lo stesso tu come il funk accademico. Se sei d'accordo con me, quando io chiedo com'è, tu rispondi ce n'è, com'è, ce n'è. Oui.
fai milioni su milioni di autoproduzioni nelle tua zona o ti do per come però appunto delle autoproduzioni autoproduzioni ce ne sono molte. Ci sono un sacco di autoproduzioni proprio perché gli studi si stanno trasformando in delle cantine, o meglio, le cantine si trasformano in degli studi, tutti meno male si stanno organizzando, ma anche le camere da letto, nel senso si portano quelle 3-4 macchine che servono per fare l'hip hop e da lì sfornano dal mixtape a magari 2 o 3 pezzi poi spalmati su vinile, piuttosto che come il nostro LP dalla sede, un intero LP che poi viene preso, spedito a New York dove ne stanno un po' di masterizzazione e gli danno i suoni che vogliono. E da lì una serie di sempre più persone stanno facendo questa cosa, cioè mettono insieme un tot di pezzi, se li auto, si autofinanziano la stampa di questa cosa e poi se la autosmazzano, nel senso che poi vanno dal negozio di dischi della propria città piuttosto che li mandano agli amici nelle altre città e se li fanno distribuire. Questo è più o meno una situazione al momento abbastanza diffusa. Credo che si diffonderà ancora di più nei prossimi anni. Quest'anno è uscita la compilation autoprodotta di Fritz the Cat, che è in giro adesso, raccoglie una cifra di pezzi con tutti i meglio zii italiani, e questo è uno dei primi progetti che però in realtà apre la porta e ne arriva una valanga, perché mi viene sempre voglia di trovare tutto un cifro. Un po' come a Roma è stato, c'è la roba qua, che viene spinto da... Roma rappresenta Piotta, insomma, cioè... È Piotta I Swan, tutti gli altri che portano avanti Roma Zoo, la mia mafia. Mentre mi hai parlato di tuo disco. Sì, io sono gli ultimi giorni di clausura e mi sto sparando sto discatone da sola, anzi in realtà beat di Esa, di DJ Schizo, di Sebi, di Fritz the Cat, quindi a beat sono più che servita. Sei a posto. Esatto. E lo sto facendo col Soul Kingdom, che è questa formazione vincente di due super bravi musicisti, cantanti, che sono Giuliano Palma e Kick. Quindi insomma, mi sono servita abbastanza bene. E poi diversi guest di cui non faccio parola per salvare così un po' di... Dai, un po' di sorpresa devi lasciare. Quando è che uscirà? Penso fine maggio. E comunque dai, adesso parliamo anche della sede. Dai, sentiamo, siamo qui. Parliamo della sede. Direttamente dalla sede è il suono che potete ancora sentire se vi procacciate il giusto vinile, il giusto CD, io sono P-O-L-A-R-E, Mixman, gente qua sta, ve lo portiamo direttamente in zona, dal produttore al consumatore, oramai lo sai qual è lo stilo, a domicilio. Scherzi a parte, questo è il nostro LP, che è un manifesto, io sono contento, ringrazio la gente del giro che l'ha votato su AL come miglior disco dell'anno e PR miglior gruppo dell'anno. Le vendite non ci hanno supportato al 100%, però la critica e gli amici sì, questo va alla famiglia, ognuno con il suo modo, tutti con lo stesso scopo, rispetto del globo. Tranquilli, comunque più si spinge questo discorso più le vendite arriveranno, penso che sia una cosa automatica, basta far conoscere le persone quello che succede in giro, insomma, se non c'è promozione, se non c'è spinta, è difficile. Poi i programmi buoni chiudono, tipo quelli che c'erano una volta. Lo so. No, tipo il tuo la radio non... La radio è chiusa. No, vabbè, però ho avuto ottimi momenti. Questa roba qui spinge, poi è ancora un po' selvatica, capito? Per cui se la metti magari studio, luci così, diventa un po' paranoiata perché è abituata magari a farsi le jam sui palchi scassati, le carte della Barbie, sai quelle robe proprio marce. Però in realtà appunto piano piano sono sempre più le occasioni. È giusto anche mettere a disposizione le cose migliori, insomma, per poter fare uscire. Sì, no, ma infatti il discorso è che c'è tanta gente che magari fa questa roba da anni, 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 e poi magari si trova in una situazione nuova e giustamente ha così un po' di stranezza, proprio perché anche molto spesso ti ritrovi ad andare a suonare nei posti dove, magari non è ovviamente il caso questo, però ti ritrovi nei posti proprio dove la gente era quella che diceva: ah, coltivi dove tutti hanno detto che non cresce un cazzo. Invece poi hai visto, è cresciuta la roba e tanti sono poi potuti venire a raccogliere, capito? Per cui c'è ancora una posizione abbastanza sulle difensive del raccoltino, nel fazzolettino di terra, anche perché appunto poi non è che si tratta di averci le cifre o, capito? Cioè alla fine la gente è quella lì e fa
quel suo pian pianino, dalla piccola gem che è quella che trovi tutte le settimane in giro per tutte le varie regioni, magari sì, poi esiste l'evento una volta l'anno che può essere raccoglie tutti, però quella è una roba che è una roba così, in realtà l'hip hop lo trovi appunto in giro dove ci sono i breakers che ballano, dove ci sono i DJ che si sfidano semplicemente mentre una musica per i loro amici, ma anche dentro una stanza appunto, di due che uno mette i dischi e l'altro rappa. Tra l'altro le feste hip hop sono tra il meglio che ci mettono io di meglio. No? Assolutamente, non mancate, che sia il piccolo gem o la roba più grossa dovete esserci, dovete andare, rappresentare, manifestare, sostenere. Questi sono invasati, hai visto? Gente guasta coi nastri per la tua piastra. Di conseguenza questo è quello che facciamo. Siamo dei messaggeri come il disco del Bonneppa che adesso è a New York e tornerà con tutto l'album attualizzato. Bella snap, bella la ballotta. E in ogni caso va così. Questa è la cultura. Vivetevela per primo, dopodiché se volete esserne clienti, buon per voi. Però è diverso. La questione è beccarsi con gli amici dietro a un paio di giradischi o, non so, direttamente con la schiena sul pavimento. Ecc, questa è la cultura prima di tutto. Poi noi speriamo anche nel business, se no muratori e via. O ti do PR. Grazie ragazzi. Grande. Grazie Pina, grazie Esa, grazie Polario. Grazie mille, veramente. Con me. E noi andiamo avanti. Originali, sono nuovi, sono inimmaginabili, sono con Enrico, sono Saga, i gruppi, sono i più grandi artisti italiani ed internazionali dal vivo, Sonic. Questa settimana Best of Sonic con inediti.